Bernardo Califano, capogruppo della lista Noi con voi, ha votato in maniera differente rispetto agli altri colleghi della maggioranza in merito alle nomine del Carminello ad Arco, una presa di distanza che chiarisce ai nostri microfoni. La mia posizione sul Carminello ad Arco è stata una posizione molto semplice, io ho votato scheda bianca, ma per un motivo semplice, perché non condivido il criterio applicato per la scelta dei componenti di maggioranza nel Carminello ad Arco, perché l'unico criterio applicato è stato quello di appartenenza alle liste che hanno sostenuto il sindaco, senza tenere in considerazione altri tipi di, come dire, la caratterialità personale, le qualità umane o la scelta e il perché della scelta di determinate persone per quello che è il ruolo all'interno di una fondazione qual è il Carminello ad Arco. Non condividendo questo principio, avendo anche discusso all'interno della maggioranza su questo principio, che poi alla fine non è stato condiviso il mio, ma è stato condiviso quello del sindaco, quindi l'appartenenza alle liste che sostenevano il sindaco, io ho coerentemente votato scheda bianca. Questo non significa, e lo ha detto anche il sindaco ad un'emittente televisiva, c'è democrazia all'interno, ognuno fa la propria scelta, non c'è stata polemica, però è naturale ed è logico che io, quando potrò e ogni qualvolta sarà possibile, chiarirò la mia posizione che ritengo coerente rispetto alle altre. Intanto, insieme ad altri esponenti della maggioranza, ha avviato una serie di incontri per riflettere sul futuro. Non escluso a questo punto che il gruppo dei bottoniani possa fare anche scelte diverse alle prossime elezioni amministrative. Califano non si sbilancia, ma tra le righe lascia intendere che il dibattito è tutto aperto. È inutile, come dire, mentire. Alcuni tra consiglieri comunali, ex consiglieri comunali e colleghi che da sempre siamo stati, oltre che politici, amici, ci stiamo vedendo, ci siamo visti, ma non significa questo organizzazione contro qualche nemico comune che possa essere nel centrodestra, contro qualche o attuale sindaco improvvisamente nemico che possa essere Bottone. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, sono semplicemente degli incontri che stiamo facendo come gruppo politico, perché siamo consiglieri comunali e naturalmente ci confrontiamo e stiamo ragionando su quella che è l'attuale situazione politica. Che poi da qui possa nascere qualcosa è ancora presto per dirlo, e non mettiamo, come si suol dire, il carro davanti a buio, aspettiamo un attimo l'evolversi degli eventi. Per il momento ci stiamo incontrando, non da oggi, in verità ci stiamo incontrando già da alcuni mesi, non c'è niente di nuovo, ripeto, non è niente contro il sindaco, anzi noi coerentemente rispettiamo il programma elettorale, anche perché sarebbe da stupidi a 8-9 mesi dall'elezione mandare a casa il sindaco e far venire il commissario. Se ci fosse stato uno scontro, un litigio, lo si tirava fuori prima e non si aspettavano gli ultimi mesi, gli ultimi 6 mesi. Alla fine, tra la campagna elettorale e la gestione amministrativa, rimangono 6-7 mesi di gestione amministrativa e poi sarà tutta campagna elettorale.